start finish line again. Nitor, e tutto tornerà a brillare. OnRace.tv, collegatevi, eh? Parole di Oriano, uscito da Sboroni. È stato l'autodromo di Monza ad ospitare il settimo e ultimo round della Carrera Cup Italia 2014, le monomarca che si corre con la Porsche 911 GT3. Con i due titoli già assegnati ad Imola, il doppio appuntamento monzese è stata una passerella finale per il 18enne Matteo Cairoli, assoluto dominatore della stagione, e per Alex De Giacomi, vincitore della Michelin Cup, riservata ai piloti gentleman. Anche se già campione con 3 gare d'anticipo a Monza, Cairoli non si è risparmiato, conquistando la 6ª vittoria della stagione, a cui ha risposto Edoardo Liberati, che si è aggiudicato la 2ª gara in programma. In gara 1 il portacolori dell'Antonelli Motorsport ha avuto vita facile, scattando dalla pole position, mentre alle sue spalle si scatenava la bagarre con Fulgenzi, partito dalla terza fila, che arrivava lungo alla staccata della prima variante, toccando Gianluca Giraudi ed Edoardo Liberati. Nell'incidente veniva coinvolto anche De Amicis, che colpiva Postiglione, abile a rientrare in pista alle spalle del leader della corsa. Con Fulgenzi e De Amicis costretti al ritiro, si concludeva il primo giro con Matteo Cairoli davanti a Postiglioni, Liberati, Giraudi e Bertone. La gara andava avanti per molti giri senza sorpassi, ma alla 12ª tornata Postiglione doveva cedere a Liberati per la 2ª posizione irregolarmente conquistata nella bagarre della partenza. Tre giri più tardi, Postiglione, con un bel sorpasso, riguadagnava la 2ª posizione sul suo compagno di squadra, terminando la gara alle spalle di Cairoli. Quarto concludeva Bertone davanti a Giraudi, De Giacomi, Salikov, Gaidai, mentre Proietti, nono, conquistava il primo posto nella Michelin Cup. È andata bene fino all'inizio, poi Vito si è avvicinato più o meno a metà gara. Ho gestito, diciamo, non ho cercato di fare grosse cose, poi purtroppo Vito, mi dispiace per lui, gli è accaduto che ha dovuto ridare la posizione, da quanto ho capito, e vabbè, da lì in poi ho gestito ancora meglio degli inizi, quindi ho vinto, sono contento, mi mancava vincere qua a casa mia, ringrazio tutto il team, la mia famiglia, i miei amici, gli sponsor che vengono a trovarmi e tutti quelli che mi seguono anche da casa. Sì, sono riuscito a fare una buona partenza, siamo arrivati alla prima variante e mi è venuto addosso qualcuno, credo De Amicis, che si sia toccato con Fulgenzi, poi ho dovuto restituire comunque la posizione a Liberati perché avevo sorpassato prima di fare comunque la chicane e alla fine sono dovuto andare indietro perché comunque mi stavo avvicinando a Cairoli, quindi probabilmente oggi potevo giocarmela anche qui la vittoria perché la macchina era veramente a posto. Ho dovuto ridare la posizione a Liberati, poi dopo sono riuscito comunque a ripassarlo negli ultimi due giri e siamo arrivati secondi, quindi domani ci giochiamo tutto perché siamo ancora in lotta per la classifica team e vorrei cercare di vincerla al team EB Motors. In gara 2 arrivava il primo successo stagionale di Liberati, a cui si doveva inchinare anche Cairoli, bravo a risalire dalla terza fila dello schieramento di partenza. Al via si portava al comando Bertone, mentre Postiglione era subito costretto al ritiro a causa di un problema tecnico alla sua vettura. Al terzo giro, mentre faceva il suo ingresso la safety car resasi necessaria per l'incidente di Gaidai, Bertone doveva rientrare ai box per scontare un drive-thru, lasciando la testa della gara a Giraudi. La vittoria di Liberati maturava nel corso dell'ultimo giro, quando il torinese usciva più lento dalla 2ª curva di Lesmo e veniva superato dai 2 giovani piloti prima della variante Ascari.
L'arrivo dell'ultima gara stagionale era quasi al photo finish, con Liberati, Cairoli e Giraudi nell'ordine, racchiusi in poco più di mezzo secondo, mentre Fulgenzi, risalito dall'ultima fila dello schieramento, nel rush finale aveva la meglio su De Giacomi, primo della Michelin Cup. E oggi è andato tutto bene, già dalle libere eravamo molto veloci e le B-Motor si è fatto un gran lavoro, sono veramente contento e voglio cogliere l'occasione per ringraziare tutti, soprattutto la scholarship della Porsche che mi ha sostenuto tanto quest'anno, hanno creduto in me fino alla fine e tutta le B-Motor e tutti quelli che mi hanno seguito e mi hanno spinto a questa vittoria finalmente arrivata e sono molto contento. Sì, è andata bene, sono veramente contento di questa gara. Ho cercato in tutti i modi di attaccare Edo, ma alla fine non ce l'ho fatta e va benissimo così. Ringrazio tutto il team, tutto il lavoro svolto, la mia famiglia, i miei amici, la Porsche, la scholarship e tutti quelli che mi hanno seguito quest'anno. Quindi grazie a tutti. L'appuntamento con le 911 GT3 della Carrera Cup Italia è ora per la prossima edizione, che scatterà nel mese di maggio del 2014 con molti giovani piloti del vivaio Porsche. Undicesimo supercorso federale velocità e rally, ovvero quando alcuni giovani promettenti piloti, dopo aver frequentato l'università, si ritrovano a dover presentare la loro tesi di fronte ad un'autorevole commissione di esami. In effetti, sempre di più, il supercorso federale A6XI sta ricoprendo un ruolo strategico e realmente importante per i tanti giovani aspiranti piloti che sognano un futuro da professionisti del volante. Stagioni agonistiche messe in piedi con tanta fatica e sacrifici, sia nella velocità che nei rally, con anche l'obiettivo di entrare nella rosa dei selezionati di fine novembre, e così è accaduto anche quest'anno, sempre nel classico ed autorevole palcoscenico dell'autodromo di Vallelunga Piero Taruffi. Come nella migliore tradizione, i piloti della velocità selezionati, quattro giovanissimi del kart, Albanese, Bertonelli, Cutrupi e Travisanutto, due della Formula 4, Drudi e Russo, e sei equipaggi per i rally, Andolfi Scatoline, De Tommaso Rocca, Di Palma Cobra, Panzani Baldacci, Tassone Michi e Testa Inglesi, hanno iniziato dai banchi di scuola, con i velocisti impegnati al simulatore oltre che in palestra. È comunque arrivato molto presto il momento di guidare e così i giovanissimi kartisti sono saliti all'interno di una 500 Abarth federale, mentre i due piloti della Formula 4 hanno iniziato a girare con un prototipo Tatus. Ovviamente nel corso dei quattro giorni previsti sono aumentati gli impegni e allora i kartisti hanno pilotato le Formula 4 e gli altri due selezionati sono passati dal prototipo alla Formula 3. Più o meno stessa situazione nei rally, dove all'interno di un'aula l'ingegnere Giorgio Ferro affrontava più di un argomento, così come facevano Anna Andreussi, neocampionessa italiana rally, e l'altro espertissimo navigatore Lorenzo Granai, ovviamente approfondendo il complesso ed articolato settore riservato ai navigatori. Naturalmente, anche per i rallisti arrivava il tanto desiderato momento di calarsi nell'abitacolo delle auto federali e così iniziavano turni di guida effettuati nelle più svariate ed impegnative condizioni. Dall'asfalto all'interno del tracciato di Vallelunga alla notte affrontata sulle piazzale del centro di guida sicura, ricreando condizioni ambientali spesso ritrovate in gara come il fondo viscido e la pioggia. Quest'anno poi c'è stata la novità della prova speciale esterna effettuata ad Acqua Sparta in Umbria, così da aumentare il tasso tecnico e selettivo. Sempre per i rally non è certo mancata la terra e allora gli equipaggi selezionati sono tornati all'interno di Vallelunga sulla impegnativa prova sterrata, resa ancora più dura e difficile. Il tutto sotto l'attento sguardo dell'istruttore coordinatore Paolo Andreucci, il più titolato pilota nella storia del campionato italiano rally, con i suoi 8 scudetti conquistati. Insomma, per tutti i partecipanti, 4 giorni ad alta intensità emotiva, in ogni caso portando a casa una straordinaria esperienza, unica nel suo genere, con la consapevolezza che la Federazione Italiana ha avuto e avrà anche in futuro uno sguardo autorevole su tanti giovani meritevoli di attenzione. Del resto, così è stato nel corso dei 4 giorni, vissuti in una vera e propria full immersion, grazie anche ad uno staff tecnico di assoluto valore, sia nel settore velocità che in quello rally. In fondo, la foto finale e la chiusura di questa 11ª edizione del supercorso arrivava quasi a liberare la mente di tanti giovani sognatori, consapevoli di aver dato il massimo per ben figurare. E pazienza se comunque c'è stata una selezione non per tutti favorevole. Un sorriso, una stretta di mano e alla prossima. Inevitabile dunque la soddisfazione del direttore federale A6XI, Raffaele Gianmaria.
Sicuramente il mio punto di vista è positivo, non soltanto perché abbiamo partecipato alla realizzazione di questo progetto, ma perché onestamente, come dicevo prima, le immagini che abbiamo visto testimoniano proprio quello che sono i grossi sforzi che sono stati fatti dall'AXAI, dalla Scuola Federale, dall'ufficio tecnico di ACI Vallelunga. Io credo che chiudiamo sia dal punto di vista didattico sia dal punto di vista degli obiettivi per l'anno prossimo alla grande. Io onestamente mi sono tolto un gran peso perché c'è stato tutto un lavoro delle innovazioni che potevano andare bene e potevano andare male, invece il feedback da parte di tutti è stato positivo, quindi non potevamo finire meglio di così. La soddisfazione di Raffaele Giammaria, ma naturalmente la gioia dei migliori selezionati Diego Bertonelli nei kart e Mattia Drudi nella Formula 4, che potranno contare nel prossimo futuro sul concreto intervento della federazione. Sì, sì, è stato un traguardo che ho sognato sin da quando mi hanno selezionato, sapendo dell'importanza di questo corso, perché è per me molto importante per trovare sponsor e per mettermi in mostra anche a livello di auto, non solo di karting. Mi sono allenato molto, come era stato consigliato dagli istruttori, quindi alla fine ne è valsa la pena. Sì, è stata una bellissima esperienza, abbiamo imparato tanto in questi 4 giorni, dalla palestra al prototipo Formula 3, e ho dato il massimo e per fortuna mi hanno riconosciuto la vittoria, e ringrazio tutta la Scuola Federale e gli istruttori che hanno reso possibile tutto questo. Gioia e quasi incredulità nel settore rally, dove i due selezionati avranno addirittura un programma nel campionato del mondo rally 2015. Incredibile ma vero, nei rally si può tornare a sognare in grande, almeno questo è l'augurio e la speranza. La felicità di Giuseppe Testa e di Fabio Andolfi. Sì, dai, diciamo che dopo una stagione dove abbiamo anche tribulato abbastanza e ancora non ci credo che ho vinto il suo percorso, sono molto contento, abbiamo lavorato bene io e il mio navigatore Emanuele Inglesi, abbiamo fatto un bel lavoro, abbiamo commesso, ci credo, pochi errori, se abbiamo tenuto la giusta calma per tutti i 4 giorni, e quindi credo che questo ha fruttato e ci ha ripagato alla meglio. Gli italiani sono pochi che fanno delle gare del mondiale e io ce la metterò proprio veramente tutta, piuttosto di sudare sangue. L'orgoglio e la soddisfazione di una federazione italiana che con grande determinazione e sacrificio in un momento difficilissimo del nostro paese ha trasmesso un fortissimo segnale, con progetti e programmi futuri, ma soprattutto con una iniziativa assolutamente attuale e concreta, ed il sogno dell'ACI Team Italia, la nazionale azzurra, che inizia realmente a dare meravigliosi frutti. Le parole del segretario generale ACI-XAI, Marco Ferrari. Beh sì, questo è stato un corso particolare, un supercorso particolare che era un po' la fase finale di un processo selettivo e formativo che appunto è stato rappresentato quest'anno dall'ACI Team Italia, questa novità nel panorama automobilistico nazionale che appone appunto che la federazione ha posto al centro della sua attenzione i giovani talenti dell'automobilismo italiano. Il tuo sogno in pista dà la possibilità a chiunque interessato di poter provare all'interno dei circuiti più belli ed affascinanti l'ebbrezza di una vettura da corsa. Il cavallo da battaglia che il tuo sogno in pista propone è una performante Lotus Exige modello 240R, 50 esemplari al mondo, macchina molto prestazionale con 240 cavalli ed un peso di 930 kg. Diversi sono i pacchetti che vengono proposti, dal giro singolo a turni in pista da 25 minuti, anche divisibili tra più persone. Regala o regalati un'esperienza di guida su una vera auto da corsa. Rivivrai poi la tua giornata da pilota in TV. Per informazioni e prenotazioni www.iltuosognoinpista.it. Mecomer, azienda leader nel settore dello smaltimento dei rifiuti industriali, da oltre 50 anni al servizio delle imprese. www.mecomer.it.
Game Paradise, casinò e slot house a Milano, in Viale Certosa 13. In un locale raffinato troverete le migliori slot machine, roulette con 8 postazioni di ultima generazione, blackjack multiple con 3 postazioni, sala video lottery con jackpot da 500.000 euro. Il tutto per sfidare la dea bendata. Vi aspettiamo. Siamo aperti tutti i giorni 24 ore su 24. Game Paradise lo trovi anche ad Albino, Bergamo. Per saperne di più visita il sito gameparadisemilano.com. Domenica 5 ottobre, presso il mitico Autodromo Nazionale di Monza, è andato in scena, come da tradizione, un Monza Track Day, ossia quelle giornate completamente riservate alle vetture stradali. Al mattino la giornata è stata dedicata, questa volta, alle auto tedesche, mentre il pomeriggio la pista è stata invasa da macchine di tutte le marche e modelli. Sono stati i moltissimi drivers che con la propria vettura si sono presentati ai cancelli d'ingresso dell'autodromo Brianzolo e hanno poi così potuto girare all'interno del Tempio della Velocità di Monza in tutta sicurezza, divertendosi in modo assolutamente adrenalinico. Un'occasione unica questa che l'autodromo di Monza mette a disposizione e che in sempre più persone stanno cogliendo. Ma che cosa sono esattamente i Track Day? Pura passione, feeling tra pilota e auto, adrenalina e velocità. Ecco cosa sono i Track Day, quelle giornate dedicate a chi vuole affrontare la pista con la propria auto in tutta sicurezza. Le nostre telecamere di Orrace TV, anche questa volta, erano presenti presso l'autodromo di Monza e girando per il paddock e la pista hanno immortalato i momenti più significativi di questa bellissima giornata marchiata Monza Track Day. Ora, grazie a questo montaggio video, vi faremo rivivere alcuni passaggi di alcune vetture presenti. Ragazzi, quanta passione che circolava per Monza e quanta velocità! Fare una passeggiata. Divertirvi un po'. Sì, ogni tanto ci vuole, in strada non si può. Bravi, quindi. Bravi. Spettacolo. Spettacolo. Poi sempre vengo sempre qua, quindi è sempre bello venire qua, vedere la gente che ci dà così in pista. Emozionante. È bello, sto qua per divertirmi. Speriamo di che vada tutto bene. Sì, dai, primo turno, speriamo sia bella gommata. Bella giornata, siamo qui per giocare un po'. Vi state divertendo? Ah, non lo sappiamo, è la prima volta, te lo diciamo dopo. Ah, ok. Anche voi in coda per entrare in pista? Sì, sì, grazie, sì, è la prima volta, grazie. Secondo me servono, perché comunque uno viene in pista, si sfoga in pista e quindi... E fa il bravo in città. Un po' più tranquillo. Bravo, bravo. La spacchiamo questo Peugeot. Cosa ne pensate della giornata? Bello, bello. Dovrebbero farle più spesso, perché... Bello venire qua a girare, molto figo, ci piace. Prima volta, vediamo. Ah. Vediamo di fare qualcosa di decente, di star dentro soprattutto. Ah, moi je parle que français, les Suisses, ça va y aller. Le varie attività presenti in autodromo, che si occupano di noleggiare le vetture in pista agli appassionati di motorsport, troviamo sempre le aziende, i Drive, Circuit Company ed Il Tuo Sogno in Pista, mentre per il servizio foto è sempre presente la LM Communication. Abbiamo fatto delle domande ai responsabili di queste attività, sentiamo cosa ci hanno risposto. Sì.
Ciao a tutti, sono Luca di iDrive, la scuola di pilotaggio, siamo un'accademia di guida in pista. Offriamo la possibilità di girare in pista con la nostra Clio Lite da Track Day. Abbiamo la possibilità di fare dei corsi personalizzati con i nostri istruttori, forniamo casco, guanti e la possibilità di divertirsi e di imparare tramite i nostri istruttori. I nostri pacchetti vanno dai 3 giri fino alla mezz'ora di turno completa e potete seguirci sul nostro sito www.idrive.it. Vado a farmi una bella sparata io su questo circuito bellissimo di Monza. Io sono Jessica Mendola, corro in macchina a 15 anni e voglio far divertire i miei amici oggi. Per cui siamo su questa bellissima Lotus Elise della Circuit Company e cercherò di dare il meglio, meno male che il tempo ce lo permette. Grazie. In questa giornata Track Day German Style, naturalmente la nostra rossa Lotus Exige 240R non poteva di certo mancare. In questa cornice strepitosa che è l'autodromo di Monza, stiamo proponendo i nostri pacchetti che vanno da un giro, due giri, quattro giri in promozione, un quarto d'ora o la mezz'ora, dove naturalmente chi viene a provare questa vettura britannica si metterà alla guida. Questo ci tengo a precisare, naturalmente coadiuvato da un nostro tutor. Naturalmente adesso si sta avvicinando il Natale, noi abbiamo queste bellissime gift card che è un'idea regalo che tanto sta piacendo, in modo tale che chi acquista questo cofanetto personalizzato, perché dietro si scrive naturalmente il nome di chi riceve il regalo, appunto potrà poi venire a Monza a provare questa Lotus Exige da 240 cavalli. www.iltuosognoinpista.it. Adrenalina pura, cioè lui è bravissimo, veramente bravo. È divertita? Molto, molto. Mi basterebbe già questo giro, io sarei già a posto. Ciao, sono Valeria. Lavoro per la LM Photo Express e come ogni domenica siamo un'agenzia fotografica presente in autodromo per ogni domenica per documentare diverse gare, come potete vedere, speed day e manifestazioni automobilistiche ed eventi in generale. Quindi vuoi testare le tue doti di driver? Vuoi scendere in pista da protagonista? Monza Track Day e Monza Track Day GT ti offrono la possibilità di scendere in pista con la tua auto e girare sul tracciato del Gran Premio d'Italia di Formula 1 in tutta sicurezza, dando sfogo così liberamente alla tua passione, facendo uscire dal tuo DNA lo spirito sportivo e di gruppo. Con i Track Day, l'Autodromo Nazionale di Monza apre quindi le porte a tutti gli appassionati e a chi vorrà solo vederti sfrecciare in pista. Affrettati e prenota scrivendo a pista@monzanet.it. Le prossime date in programma sono fissate per sabato 18 e domenica 19 ottobre. L'autodromo, come ogni anno, sta organizzando anche delle date invernali. Per avere tutte le informazioni sul Monza Track Day potete collegarvi al sito www.monzatrackday.it. Vi aspettiamo!
NITOR, società cooperativa, si propone come una società all'avanguardia, capace di soddisfare qualsiasi esigenza legata alla gestione tecnico-funzionale dei servizi, tra i quali pulizia civile, pulizia sanitaria, pulizia macchinari e ambienti industriali, pulizia vetri e pannelli fotovoltaici, trattamento pavimentazioni, servizi di logistica, forniture e traslochi. iIn, leader per tablet, PC, iPhone, televisioni HD ed elettrodomestici. Grazie alla continua evoluzione ed ampliamento della gamma con il miglior rapporto qualità-prezzo. iIn, prodotti altamente performanti con prezzi accessibili per soddisfare ogni esigenza. iIn, in collaborazione con i più importanti siti a livello mondiale, controlla tutte le fasi di realizzazione e produzione dei prodotti. iIn, prodotti all'avanguardia anche nel design. iIn, nato per sviluppare prodotti tecnologicamente avanzati. Bring the action. Monza Track Day ti offre la possibilità di scendere in pista da protagonista. Con la tua auto potrai girare sul tracciato del Gran Premio d'Italia di Formula 1 in tutta sicurezza, dando sfogo liberamente alla tua passione. E allora, vuoi testare le tue doti di driver? Vai sul sito monzatrackday.it e scopri il calendario Monza Track Day 2014. Vieni a correre nel tempio della velocità di Monza, non farlo in strada. Con le premiazioni finali della quarta tappa della stagione si è concluso il campionato italiano off-road cross. È stata festa grande sul podio del circuito permanente di Palagano per il campione italiano 2014 Enrico Giudici. Il modenese si conferma infatti al vertice assoluto della specialità, aggiudicandosi il titolo tricolore per la seconda volta consecutiva. Vincente un anno fa, l'emiliano ha trionfato anche nella stagione appena conclusa, ribadendo elevata competitività in ogni frangente, su qualsiasi pista e condizione meteo. Giudici ha messo il sigillo su 3 gare, una gli è sfuggita di pochissimo, risultando imbattibile soprattutto sul tracciato casalingo di Palagano. All'appuntamento con il trofeo Off-Road Cross Palagano Fuoristrada Club sulla mitica pista permanente Dragone si sono presentati i protagonisti dell'annata, pronti a darsi battaglia sui quasi 8 km del percorso ricavato in parte lungo il fiume Dragone e in parte sulle dorsali dei colli adiacenti. Tracciato dal fondo duro, sassoso, che ha messo a dura prova tutti i partecipanti e soprattutto i loro prototipi fuoristrada. 5 le prove speciali affrontate dai concorrenti sull'anello cronometrato, punteggiato da 4 varianti dalle difficoltà variabili. Niente e nessuno ha però efficacemente contrastato l'alto ritmo in gara imposto da Giudici. Il modenese ha subito messo in chiaro le ambizioni pestando a fondo sull'acceleratore del Suzuki Proto VS4 sin dalla prima prova speciale del sabato, installandosi al comando della classifica assoluta. Il suzuchino ha risposto bene alle sollecitazioni anche nelle successive frazioni cronometrate, permettendo al pilota emiliano di essere più veloce anche nella seconda, terza e quarta prova speciale, ergendo ad ogni passaggio un vantaggio insormontabile per tutti. Ci hanno provato sia Luca Righelli che Lorenzo Fioroni a tener testa al leader, anche se a venir fuori alla distanza e ad aggiudicarsi l'ultima prova è stato Stefano Fioroni, finalmente in grado di sfruttare al meglio le prestazioni del Proto Suzuki 2000 V8 di classe M1. Righelli e Fioroni, entrambi al volante di un Suzuki di classe B1, si sono rivelati più costanti nelle prestazioni, ingaggiando al contempo un esaltante duello. Sfida serrata ed appassionante nel corso della quale non sono mancati i colpi di scena grazie agli sporadici inserimenti di Luigi De Lutis su prototipo Audi e di Emanuele Lagrotteria al volante delle Suzuki Evoque, piazzatosi nelle posizioni assolute in alcune prove speciali. Spettacolari, ma dagli esiti sfortunati, sono stati i passaggi di Michael Adriani sull'insidioso Dente di Roccia, dove si è arreso per rottura dell'Articat ATV di classe FNL, e quello di Paolo Gattoni, anch'egli fermato da una rottura meccanica del suo Suzuki Proto classe M, ma occorsa sulle salitone della terza variante.
La gara è terminata con la vittoria di Giudici, che ha percorso le 5 prove speciali in 1 ora 7:30 e 66, regolando al secondo posto Righelli in ritardo di 21:16:89. Lorenzo Fioroni al terzo posto con 4:04:09. Quarto si è piazzato De Lutis, quinto La Grotteria, sesto Stefano Fioroni, settimo De Maria e ottavo Paolo Gattoni. Il campionato si conclude quindi con il podio capitanato da Enrico Giudici, laureatosi campione 2012, con il reggiano Lorenzo Fioroni sul secondo gradino e sul terzo il parmense Luca Righelli. Oggi sono stato anche molto fortunato, ho avuto diversi problemi alla macchina, però sono riuscito a portare a termine la gara e a giudicarmi il campionato. Era tutto a rischio perché quello che era secondo non aveva abbastanza distacco, se solo mi fermavo poteva passare davanti lui. Ma al di là del risultato, la cosa più importante, ecco, è in qualche modo giocare con se stessi e mettersi un po' alla prova sui propri limiti, che sono significativi e molto evidenti, però che alla fine, insomma, il gioco vero è quello di ogni volta, insomma, entrare un pochino più in sintonia con la macchina. Io ci ho dato tutto quello che potevo, anche fortuna, perché in una pista così ci vuole più fortuna che altro, e quindi è andata molto molto bene. Bellissimo, come tutti gli anni la finale è molto sentita tra di noi, con Fioroni, con Giudici, e sempre sempre bella. Nitor, e tutto tornerà a brillare. On Race.tv, collegatevi, parole di Oriano, uscito da Sboroni.